puoi giocare con i mod a tuo rischio e pericolo. I mod potrebbero causare problemi. Alla salute li causano i problemi! Alla salute! Dopo questi 4 giorni di sclero, finalmente anch'io posso vedere come sono fatte queste mod. E di conseguenza farle vedere anche a voi, queste mod. Ciao ragazzi, innanzitutto. E ben ritrovati. Benvenuti. Ben risentiti. Benissimo. Vediamola questa prima mod. Iniziamo, va. Allora ragazzi, è tutto molto poco organizzato, ma volevo creare questo video il prima possibile. Il prima possibile. Molto tra virgolette il prima possibile. Comunque ho preferito farlo stasera, stanotte anzi, invece di domani. Non solo per un piacere personale, giustamente, pure a me andava finalmente di vedere queste benedette mod, ma anche e soprattutto perché diversi di voi, parecchi di voi, me l'hanno già chiesto da diverso tempo. Ho scelto, a corti discorsi, questa, Sanctuary Cache. Vediamo in breve di cosa si tratta. Come possiamo vedere dall'immagine e dalla descrizione, è un luogo situato a Sanctuary, a personal space for sleeping and crafting, quindi uno spazio personale per dormire e craftare. Dentro troveremo 2 X01, anche se dall'immagine di armatura ne vedo 3, e diversi contenitori di materiali, with a background story. Il tutto dovrebbe avere una sua storia dietro. Poi c'è la descrizione di dove si trova Sanctuary, ma non è un problema, lo troviamo. Senza pensarci troppo, l'andiamo a vedere. Prima però, doveroso ringraziamento all'autore della mod, Tony1912, thanks Tony. E poi lui stesso vedo che ringrazia per il loro aiuto altri 2 ragazzi, Atom Steel e Inclave92. Grazie anche a loro. Thanks guys for this mod. Chiudiamo e buttiamoci tra le mod. Eccomi all'entrata di Sanctuary. Nella descrizione c'era scritto la casa con le sedie da giardino e il grill. Io non ho più niente, ma se non ricordo male era quella casa là. Quella, comunque ora cerchiamo, non è che ci vuole molto per trovarlo. Non sarà un problema, ragazzi. Eccolo, infatti, non è che era così difficile. Vediamo com'è questo cache. Io, come avrete già capito, non sono ancora entrato, eh. Allora, dunque, questi fili che vengono praticamente da sopra, vediamo cosa c'è. Lo vediamo insieme, insomma. Steampack, lattina d'alluminio. Ah, questo in italiano e questo in inglese. Pre-war money. Vabbè, denaro prebellico, sempre quello è. Munizioni. Ma è la radio che mi fa sto rumore, che non mi dà fastidio. Boh, c'è un rumore in sottofondo che mi dà un certo fastidio. Apri media. Oh oh. Andiamo. Bene. Carino. 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 Molto carino anche l'effetto sul pavimento. Ah, dato da questo, ho capito. Carino, carino, molto. Allora, laboratorio chimico. Ma cos'è sto rumore che mi dà fastidio? Vabbè. Manuale operazioni segrete. Sì. È più difficile individuarti quando ti aggiri furtivamente. Bene. Non pensavo proprio di trovare questo. Cassaforte con classici oggetti. Un'officina piccolina, un'officina mini, una mini piccola.
Oi. Oh, non mi fa uscire? Mi ha preso un colpo. General John McKay's Terminal. Il terminale del generale John McKay. Defcon. Ecco la storia sicuramente di cui si parlava nella descrizione. Background. NORAD. Generale John McKay, generale in pensione. Si è ritirato dall'esercito americano nel 1 dicembre 2076. È sicuro che se le tensioni tra Stati Uniti e Cina continueranno a crescere, praticamente Boston dovrebbe essere bombeggiata. Dovrebbe essere bombardata. Vabbè, questa comunque è la storia di cui si parlava. Ora non la sto a tradurre tutta. Se vi interessa, logicamente lo farete da soli. Banco da lavoro. Armature, armi, armature. Chiavi. Tre armature, come dicevo. X01, X01, T60. Lì infatti parlava di 2X01. Ok. Tura atomica. Nucleo. Un'altra rivista. Pistole e proiettili. Ci siamo. Le armi balistiche infliggono permanentemente più 5% danni critici. Laser Gatling. Cassaforte, i soliti oggetti, attrezzi pure, razzo, e questo è lo stanzone, però là c'è un'altra porta. Ah, giustamente, ci deve essere anche il posto per dormire. Devo dire carino, carino, carino. Non mi sbilancio troppo. Non mi viene da dire meraviglioso. Ecco, carino. Interessante. Anzi, dopo alla fine la votiamo insieme. Cioè, la voto io, poi voi magari mi direte tramite commenti cosa ne pensate. Abbiamo altre due porte. Ah, ecco, i letti finalmente. Se no bisogna dormire sul divano come faccio io da 20 anni circa. Non ve l'ho mai detto, vero? Che io non dormo più sul letto da una vita. Basta così, ragazzi. Questo è ciò che dovevamo vedere. Una sorta di bunker antiatomico sembra, questa parte. E questa invece è proprio un'officina. Dai, mettiamola così. Carino, ripeto ciò che ho detto pochi istanti fa. Molto carino. Ragazzi, questo è quello che dovevamo vedere. Non mi voglio dilungare più di tanto, non ce n'è bisogno. Passiamo al voto, va? Andiamo a votarla. Che dire di questo Sanctuary Cache? Direi che è consigliabile per due diverse categorie di giocatori, agli antipodi. Chi ama costruire e chi invece non lo ama affatto. Per questi ultimi avete, visto che non amate costruire, un luogo carino, senza troppi orpelli, ma in fondo è un luogo per lavorare e riposare. Dicevo, un luogo già bello e pronto che potete sfruttare come più vi aggrada.
Invece, per chi ama costruire, avete magari Sanctuary già bella pianotta, totalmente costruita o quasi, lo spazio è sotterraneo, non vi dà nessun fastidio e è possibile sfruttarlo come magazzino, come enorme ripostiglio o come più vi piace. Non male. Dobbiamo votare comunque. Dobbiamo valutare. Sono indeciso tra il 3,5 e il 4. Però considerando che è la prima mod e soprattutto per l'impegno profuso, perché indubbiamente per fare questo l'impegno ci vuole, a Tony e compagni do un bel 4, che indubbiamente è un signor voto. Ok, 4,5 invece era il voto preesistente. Insomma, quando ho scaricato la mod c'era quel 4,5. Direi che è tutto, ragazzi. Possiamo chiudere qua. Vi saluto. Chiedo scusa per il ritardo, anche se la cosa non è dipesa da me. Poi, come si suol dire, meglio tardi che mai. Ci sentiamo alla prossima. Bye bye.